Buon ascolto. Dunque, desidero in questa mia terza diretta proseguire con voi l'analisi a voce alta di quella che potrà essere una scelta saggia e fruttuosa per il bene sociale delle prossime votazioni del 25 settembre, se si andrà a votare. Perché personalmente nutro ancora questo dubbio. Allora, cari amici, per prima cosa facciamo il segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affinché Maria vegli su tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Poi, cari amici, vi chiedo di attivare le notifiche e, se volete, di condividere questa diretta, che tra l'altro troverete poi ancora registrata, se volete poi condividerla dopo, e la troverete anche sul mio canale YouTube Angela Ciconte. Dunque, devo essere sincera. In questi giorni l'analisi del voto o non voto è stato veramente un mio pensiero costante. Perché volevo arrivare ad una sintesi definitiva e possibilmente la migliore. Ovviamente le mie sono, come dire, i miei sono solo pensieri e poi ognuno di voi si faccia la propria idea, eh? Quindi io sono qui a parlare a voce alta, esternando quello che è il mio pensiero, ma ripeto, ognuno di voi poi decida liberamente. Devo dire comunque che ho sempre avuto nella mia testa in realtà la certezza di quella che è la mia scelta. Ma ho sempre voluto comunque pensare, ripensare, guardare, insomma, se il mio ragionamento era logico. E ieri, devo dire, mi sono posta nuove domande che mi avevano leggermente messa in crisi e mi ero poi orientata su un'altra scelta. Ma alla fine la mia coscienza mi è indirizzata verso la stessa direzione di sempre, che vi dirò a breve. Ma andiamo per ordine. Per prima cosa vorrei analizzare con voi la parte chiamiamola storica del nostro paese. E in questi anni, in questi ultimi anni, abbiamo visto come la lotta tra il bene e il male, per chi ha occhi per vedere, si è accelerata e inasprita, apparentemente su questioni umane, ma di fatto solo ed esclusivamente su un piano spirituale. E come si è tradotta questa lotta nella nostra politica? Con due divisioni distinte ed opposte della modernità. La modernità laicista, che si basa sull'utero in affitto, sulla visione mortifera della vita tramite l'aborto, l'eugenetica, l'eutanasia, il divorzio, le unioni civili, le lobby LGBT e tutto quello che oramai sappiamo tutti a memoria. E la modernità antropologica, che si basa sulla centralità della vita, dal concepimento alla sua fine naturale, la centralità della famiglia naturale, e l'identitarismo dei popoli, storico, culturale e religioso. Per quanto invece riguarda la Chiesa, in realtà non si tratta di una lotta tra il bene e il male basata sulla modernità, bensì sul modernismo, che è lo svuotamento delle verità teologali, come avevo già detto precedentemente. Certamente tutte queste lotte avvengono in modo subdolo, sottile, contraddittorio, proprio per creare il caos, che poi tra l'altro il caos è l'habitat naturale del divisore e del menzognere. In quanto, perché il caos? Perché il caos toglie la visione reale delle cose e insinua dubbi sulle verità eterne che portano a scambiare il male per il bene e il bene per il male. Questo avviene a volte in modo inconsapevole da parte di chi non vuole fare lo sforzo di capire la realtà delle cose, e vuole vivere la propria vita comoda, ancora per poco, perché ci stanno togliendo tutto. Ma avviene in maniera consapevole invece da parte di chi strumentalizza il tutto per 30 miseri denari che non avranno il potere di acquistare la vita eterna, che è il bene più prezioso, come dire, mangiano la scatola rinunciando alla torta. Tornando nello specifico alle votazioni del 25 settembre, ci stanno facendo credere che proprio con il voto, in particolare sempre, ma di questa volta proprio, scusatemi, in particolare, votando, ci stanno facendo credere che votando dalla parte giusta
potremmo affrontare una nuova battaglia che dovrebbe essere quella di allargare spazi di libertà compressi costituzionalmente dalla dittatura etico-sanitaria che abbiamo vissuto in questi anni, due anni, ultimi due anni, e dalla futura dittatura energetica che si sta preparando con la scusa della green economy, e ci siamo appena entrati in questa nuova emergenza, diciamo, no? Il commissariamento tecnocratico della politica da parte delle lobby di Bruxelles, tutto questo congiunto anche dagli interessi delle lobby farmaceutiche che oramai hanno creato quello che abbiamo visto e subito. Ci fanno inoltre credere, ma è solo apparenza, che il non votare è un ragionamento astratto, applicato ad un presunto realismo di persone che si sono create una realtà parallela che fa vivere nel proprio mondo illusorio ed isolato, mentre nel frattempo la politica fa le leggi che ti distruggono la vita e la coscienza, incolpando quindi chi deciderà di non andare a votare, che questa, come dire, scelta darebbe la vittoria ad una sinistra che a quanto pare questa volta, nel caso vincesse la destra, si metterebbe a cuccia. Stolti. Ho letto che anche vescovi che stimo spingono al voto. Mi domando però, con dolore, perché i vescovi in Italia durante la pandemia hanno permesso, nel silenzio più assordante, che venissero chiuse le chiese, tolta l'acqua benedetta, vietato di dare l'eucaristia in bocca, privato dei sacramenti moribondi e del funerale ai nostri morti che venivano chiusi in sacchi dalla spazzatura senza nemmeno dargli la doverosa degna sepoltura che da che c'è memoria di uomo ogni cultura in ogni epoca, in ogni era, anche nell'età della pietra venivano comunque sepolti. Mi domando quindi perché in questi decenni la nostra Chiesa si sia così allineata alla politica e non è invece successo che i politici si siano allineati alla Chiesa. È storia dei nostri decenni aver vissuto una Chiesa politicamente ideologizzata, i famosi cattocomunisti, che hanno fortemente danneggiato con quelle scelte scellerate la realtà odierna. Mi fermo qui. Preghiamo. Posso quindi, cari amici, affermare con certezza che tutte le obiezioni al non voto sarebbero lecite, verissime e giustissime se non vivessimo una logica parlamentare che praticamente addormenta tutte le istanze rivoluzionarie e le trasforma o in comparse che non contano niente nei partiti minoritari, oppure addirittura peggio, in partiti che nascono alternativi e diventano conservatori. D'altronde, se ci riflettiamo, questa è la storia d'Italia, il famoso trasformismo, che dai tempi di De Pretis, poi Crispi, successivamente Giolitti, hanno insegnato che tutte le forze che erano alternative al sistema vengono poi integrate nel sistema e diventano paradossalmente la linfa del finto rinnovamento del sistema disfunzionale. Il peggio in assoluto sono i 5 Stelle. Quindi la sinistra storica prima, i cattolici e i socialisti poi, hanno ben insegnato come queste forze alternative vengono integrate e diventano forze interne riformiste del sistema. Gli stessi radicali, se ricordiamo, gli alternativi sono diventati addirittura l'ala riformista della monarchia. Abbiamo avuto la prima repubblica, la seconda, la terza, in cui tutti i movimenti alternativi, anziché fare una guerra esterna al sistema, sono entrati e hanno fatto i parlamentari costituzionalizzandosi e togliendo il lato eversivo, rivoluzionario, alternativo, lasciando solamente la dialettica, trasformando quindi quella forza iniziale in uno sparuto gruppo di persone elette che hanno dovuto perdere la memoria di ciò che erano e che volevano fare, accontentandosi di stare nella torta, diventando una sorta di commedia nel teatrino portata a spasso dal carrozzone della mediaticità. In poche parole, tutto fumo e niente arrosto, che hanno portato ad affamare il popolo italiano. Quando l'arrosto non c'è, la fame arriva. Quindi, cari amici, perché dovremmo farci illusioni che nuovi oppositori al sistema dovrebbero rimanere desti in un Parlamento che ha addormentato coscienze ben più formate in levatura morale e in formazione culturale? Forse che Di Maio non ha ben dimostrato che trovarsi in Parlamento per caso non potrà casualmente cambiare lo stato delle cose?
che Monti, Conte, Draghi non ci siano stati imposti? È evidente che per cambiare le istituzioni ci sono solo due modi. Il primo dovrebbe essere una guerra che dovrebbe distruggere l'impianto capitalista, istituzionale, filo europeo, filo americano. Ovviamente non invoco una guerra, sia ben chiaro. Il secondo, l'intervento di Dio, quello in cui credo, che utilizza uomini come Gorbaciov e Giovanni Paolo II, i quali insieme hanno buttato giù un muro apparentemente indistruttibile in una sola notte e senza spargimento di sangue. Non posso quindi assolutamente condividere la felicità di Rizzo, che ha metaforicamente e forse non solo stappato la sua migliore bottiglia alla morte di un uomo che probabilmente ha sbagliato nel fidarsi dell'Occidente, non mettendo per iscritto gli accordi necessari, ma sicuramente ha agito in direzione di una distensione trasformata in tensione dagli stessi poteri che hanno strumentalizzato quel passaggio per arrivare caparbiamente allo stato attuale di quasi guerra totale. La colpa non è di Gorbaciov, che ha dato in mano agli avversari trattati da amici il coltello per tagliare il pane, ma di chi ha utilizzato quel coltello per uccidere la possibilità di pace globale. Forse che i vari trattati stipulati tra le varie nazioni hanno portato più pace e benessere e che questo sia stato l'unico errore della storia? Non sono i trattati e le firme a fare la differenza, ma la volontà di bene. Dobbiamo quindi capire che se non interviene Dio e non intervengono uomini mandati da Dio, Giovanna d'Arco ne è un esempio, nulla può cambiare realmente. Se parliamo di azioni umane, torniamo ad esse, non è il voto che cambierà le sorti italiane. Perché per cambiare l'attuale governo che fagocita tutto e tutti, solo la guerra, come ho detto prima e ripeto, non invoco, o la rivoluzione potrebbero attivare il cambiamento. Parlo di rivoluzione consapevole che il popolo italiano non la farà mai. Non sto indirizzando alla rivoluzione, ma sto solo spiegando cosa realmente servirebbe al cambiamento. E in Italia, ove abita popolo senza idee, senza ideali, arroccato solo sulle piccole abitudini del misero quotidiano, cene, aperitivi, calcio, vacanze, cioè la zona comfort dalla quale non sono in grado di uscire, amanti della noiosa ed uggiosa routine di piacere e godimenti, miopi per quanto riguarda tutto il resto, piagnucoloni quando le cose non vanno come vorrebbero. Ma come potrebbe? Si fidano di ciechi che guidano altri ciechi. Qual è quindi un'alternativa? L'alternativa ora non c'è, ma ci sarà quando Dio lo vorrà. E quando ci saranno uomini e donne di buona volontà che compiranno in tutto la sua volontà, piegando le ginocchia nella preghiera e adoperando le mani per l'azione, la costruzione vera, quella di una società veramente civile che pensa al bene comune, soprattutto dei più deboli. Ma ricordiamo anche una cosa, cari amici, non tutti quelli che dicono di pregare, di credere, sono realmente consapevoli di quello che è la vera preghiera e il vero cammino di fede. Spesso sono fughe mentali e qua è proprio il limite umano. Ed è qua proprio veramente l'abbandono in Dio, è solo Lui che potrà muovere realmente le cose, perché siamo tutti piccoli e limitati. Tornando a noi, la nuova realtà dovrà essere costruita. Sì, assolutamente, è assolutamente necessario. Ma non è ancora arrivato il momento. La realtà attuale è quella dei poteri forti, i quali hanno già dettato l'agenda globalista 2030, e non sarà di certo il voto del 25 settembre, se ci sarà, a cambiare lo stato delle cose. A cosa servirebbero le ultime scelte di Mattarella nei confronti di Draghi, al quale ha conferito poteri speciali proprio dal 24 settembre? Nonché la nomina di Marco D'Alberti scelto come nuovo giudice della Corte Costituzionale al posto di Giuliano Amato. E ancor prima il colpo di mano fatto a Trump nelle votazioni vinte in America azzerate da poteri sovranazionali. A cosa servirebbe tutto questo, cari amici? Facciamoci qualche domanda.
E ho nominato Trump per far capire quanto questa agenda si è imposta al mondo intero. Non siamo solo noi italiani a essere colpiti. Noi forse un po' più degli altri, siamo, come dire, la nazione pilota. Abbiamo anche visto l'ultima immeritata premiazione fatta a Draghi a New York come miglior statista dell'anno. Statista, non so, ha distrutto l'Italia. Che mi ricorda tanto il premio Nobel per la pace dato a Obama. Tutta una farsa. Dovrebbero farci comprendere quanto la nostra presunta scelta di voto sia totalmente ininfluente e illusoria. È pur vero che apparentemente non votare potrebbe sembrare un alibi, un'astrazione, in quanto l'attuale sistema elegge il Parlamento anche con tre persone che vanno a votare, dando la maggioranza. È anche vero che hanno concesso la creazione di una truppa di ipotetici guastatori che almeno sul piano della narrazione faranno e diranno cose opposte al regime Covid, al regime all'agenda di Draghi, al regime pandemico, al regime energetico, insomma, di tutti quei regimi che si stanno profilando e si sono già profilati. Domandiamoci allora come mai il parlare di questi presunti diffidenti sia permesso, mentre quello di medici come Di Donno, Montagnier o veri dissidenti come Giulietto Chiesa, che facevano un'analisi reale contro il sistema, sono stranamente morti. La risposta, secondo me, cari amici, è perché i primi sono funzionali al sistema, giusto per darci una parvenza di democrazia senza farci percepire la realtà dittatoriale, mentre gli altri, che potevano realmente risvegliare le coscienze, sono stati silenziati. Detto questo, cari amici, faccio una breve analisi del perché personalmente, veramente, io ci ho provato veramente con tutto il cuore a capire chi votare. Veramente, mi sono veramente, in questi giorni ci ho pensato, ripensato, guardato. Io ho cercato con tutta me stessa chi votare, ma chiunque penso di votare mi si stringe lo stomaco. Io, se guardo il mio cuore, mi sento veramente libera in queste votazioni. Io ho sempre votato, non sono contro il voto, che è una conquista, ma io veramente qualsiasi formazione politica voterei, mi sentirei complice di questa farsa. E io non sono questo. Adesso insieme a voi appunto vorrei fare una piccola analisi per quanto riguarda i partiti. Allora, partiti di sinistra non li prendo nemmeno in considerazione perché sono completamente avaloriali, completamente fuori da ogni logica e sono, io li ho sempre considerati, il cancro dell'Italia. Parliamo dei partiti di destra, presunta destra, no? Che io considero la destra il vero traditore dell'Italia. Almeno la sinistra lo sappiamo, gli altri fanno finta di stare dalla nostra parte e poi non cambia nulla. Partiamo da Fratelli d'Italia, Meloni. Oramai c'è la Melone mania, Meloni mania. Per carità, gli ce lode sulla parlantina, veramente da quel punto di vista non potrebbe essere migliore. Ma dobbiamo ricordare che Meloni è entrata nell'Aspen Institute presieduto da Giulio Tremonti e da quel momento è passata da sovranista ad atlantista. Ma teniamo ben chiaro che io ho provato ad avvicinarmi sia a Fratelli d'Italia che alla Lega proprio per conoscerli e capirli meglio. Addirittura io quando c'è stata la Meloni ho parlato dal pulpito dove ha parlato lei, perché veramente io volevo credere in queste realtà, ma proprio vedendo da vicino, no, assolutamente no. Tant'è che alle ultime regionali c'era qui avrei dovuto fare io con Meluzzi e la Santanchè addirittura per Meloni un convegno, ma mi sono resa conto della realtà e ho dato buca. Udite, udite, ho dato buca, non mi sono presentata. Perché considero che Meloni faccia una finta opposizione.
Per carità, sta facendo una campagna mediatica nella quale sembra in qualche modo in contrapposizione a Letta. Ma domandiamoci, la Meloni è così alternativa a Letta? Al di là di destra e sinistra, questi schemi che loro tirano fuori per prendere i voti, andiamo a guardare la sostanza, non la finzione scenica. Alla fine la Meloni ha votato le stesse cose ed è d'accordo con Letta sulle cose di fondo. Non vuole lo scostamento di bilancio per quanto riguarda le bollette energetiche. È atlantista come Letta. È stata favorevole al Green Pass e ai vaccini come Letta. Ed è, udite, udite, ancora oggi, anche se vincerà le elezioni, è favorevole alle sanzioni contro la Putin, contro la Russia e nel sostenere Zelensky. Alzo le mani. Quindi alla fine domandiamoci, in che cosa si differenzia da Letta? Questa è la vera domanda che dobbiamo farci. Cioè che forse potrebbe essere il lato destro del pensiero unico. Su questo dobbiamo riflettere. Trovo che tutta la destra, ma in particolare la Meloni, abbia attuato un tradimento del lato destro del pensiero unico. Bisogna anche capire, dal mio punto di vista, che la sterzata moderata che sta facendo la Meloni è solamente in funzione strategica per ottenere i voti dei moderati. Sono in pratica battaglie di depistaggio di massa. Battaglie, tra l'altro, a costo zero, come adesso ci racconta che lei vuole attuare la 104, 194, scusate, 194, che quindi dal 5 febbraio del 1992, e ce ne sono stati di anni dal 92 a oggi per poterla attuare, perché è vero che una certa parte della 194 vorrebbe aiutare la donna a fare una scelta consapevole per l'aborto. Ma lei ci dice che lei non vuole abrogare questa legge, vuole solo attuarla. Allora, lo dice in campagna elettorale. Ha preso al suo seguito la Ruiu, che è famosissima nel mondo della vita, diciamo, pro vita e famiglia, la quale però. Io tra l'altro ero una referente regionale di Pro Vita e Famiglia, mi sono dimessa, perché comunque secondo me Pro Vita e Famiglia ha perso una grande battaglia, che è quella di aver levata alta la voce contro il sierogenico che è fatto con catene cellulari di feti abortiti. No, si sono addirittura vaccinati. Quindi io questi controsensi all'italiana me. Della mediocrità italiana, francamente, non li capisco. Un'altra cosa la dico e finisco qui sulla Meloni. Mi ha veramente schifata, scusatemi la parola, come lei ha buttato a mare Roberto Rosso, che era un suo esponente, approdato in regione qua in Piemonte, che è stato, come dire, sembrerebbe colto con le mani nel sacco perché avrebbe ipoteticamente dato un pacchettino con dei soldi a un ipotetico personaggio losco. Io so, per quel che conosco Roberto Rosso, questi pacchettini li dava tutti e dentro c'erano i suoi, chiamiamoli santini, per il voto, quindi io gli do ancora oggi il beneficio del dubbio. Lei, lo stesso giorno che è uscita la notizia, ha preso in maniera veramente deplorevole le distanze da un suo uomo, che fino a prova contraria, finché non c'era una sentenza di colpevolezza, lei doveva perlomeno sostenere. Questa è la Meloni. Sulla Lega, insomma, non ho nemmeno qui molto da dire, perché secondo me insieme alla Meloni sono come il gatto e la volpe. Purtroppo Salvini, da un certo punto in avanti, l'ho detto la diretta scorsa, da quando quella signora a Bologna lo ha maledetto, è come se non capisse più niente. Lo schifo di queste attuali votazioni è come ora la Ruiu cerca di prendere i voti strizzando l'occhio alla 194, cioè la Meloni cerca di prendere i voti attraverso la Ruiu, strizzando l'occhio verso la 194, ma che questa è pura, come dire,
pura propaganda, ma è puro, come dire, linguaggio scenico per poter prendere i voti sia di chi vuole l'aborto, dicendo io non abrogo la 194, ma sia da chi vuole fare qualcosa contro l'aborto, dicendo io metto in atto, io attuo la 194. Quindi è proprio una cosa deplorevole. Quindi ora la Meloni utilizza la Ruio, mentre la Lega ha utilizzato precedentemente Pillon, che adesso non ha avuto nemmeno l'onore di essere ricandidato. È stato veramente buttato fuori così, con un calcio nel di dietro e basta. Eppure so che nella Lega sono stati candidati personaggi che veramente non hanno né arte né parte, quindi. Deve tra l'altro Salvini combattere con persone interne al suo partito e quindi insomma non c'è un'unità che potrebbe dare forza. E avevano fatto una proposta interessante con Claudio Borghi, che è veramente un economista di alta levatura, che anche lui ha dovuto, come dire, livellarsi, quando avevano proposto i mini bot che sarebbero stati veramente una vera rinfa per la nostra economia. Ovviamente non è stato possibile attuare con qualcosa di buono per noi italiani, e quindi vediamo continuamente come destra e sinistra, insomma, siano sotto lo stesso cappello sovranazionale. Forza Italia, lasciamo perdere, che purtroppo Berlusconi, da quando era fidanzato, era presumibilmente fidanzato con Francesca Pascal, che adesso abbiamo capito tutti in quale direzione guarda, insomma, aveva dato questa grande apertura alle lobby LGBT che, insomma, servono a niente e a nessuno. Per quanto riguarda invece i partiti di opposizione, vediamo ad esempio il Popolo della Famiglia unito a Casa Pound. Io il Popolo della Famiglia, come ho detto la volta prima, l'ho conosciuto molto bene, ne sto molto alla lontana, predicano bene e razzolano malissimo, quindi proprio assolutamente no. Tra l'altro non hanno nemmeno tutti i seggi, hanno un decimo dei seggi, quindi assolutamente a livello nazionale il loro voto sarà uno 0,02, perché comunque quando hanno preso un po' di più era grazie a militanti molto motivati che poi hanno capito qual era il giochetto. E quindi quei militanti non ci sono più. Era appena finito il Family Day, quindi avevano i voti del Family Day, e anche Casa Pound, insomma, adesso è tutta un'altra storia. Casa Pound faceva parte dei centri sociali, e oggi questo, il Popolo della Famiglia unito a Casa Pound, si chiamano Alternativa per l'Italia, ma non hanno proprio nessuna possibilità di perforare. Mi dispiace per quelli che ci credono, perché sicuramente ci credono, però fondamentalmente fanno l'errore di mischiare il lato storico e i valori non negoziabili. Appunto, come detto prima, presentandoci in un decimo dei collegi elettorali arriveranno al massimo allo 0,2-0,3%, anche perché i voti di Adinolfi, che in precedenza erano 220.000, e quelli che ha preso Di Stefano 350.000, erano veramente altri contesti storici, come ho detto prima. Per quanto riguarda il Movimento Vita della Sara Cunial, io assolutamente, è vero che la Sara Cunial apparentemente, sì, per carità, ha fatto delle grandi battaglie, ma nulla hanno sortito, ma quello che mi tiene lontana, perché per me è sempre la centralità cattolica che tiene in piedi tutto questo castello che non c'è, con Vita, Movimento Laico Ateo, è fatto appunto da una ex 5 Stelle. Io dei 5 Stelle mi fido sempre molto poco, a prescindere. Italexit, con Paragone, personalmente non mi convince, tra l'altro anche lui è un parlamentare ex 5 Stelle, e ho tra l'altro delle riserve sui candidati, su alcuni candidati di Paragone, che seppur avrebbero potuto fare i guastatori, in realtà sono in un contesto che secondo me non è quello giusto per loro. Apprezzo Stefano Putzer, che era a Trieste con Rosario in mano e a prendersi gli idranti di acqua addosso. È l'unico che apprezzo. Ma ad esempio, per quanto riguarda il vicequestore di Roma, la Schirillò, che parla sempre di non meglio identificate energie e cita Venere vincerà. Per me vincerà Dio, quando ha voluto la piazza di Sole Donne,
e oltretutto ha ammesso, il grande errore di queste forze alternative, chiamiamole così, è quello di non essersi unite. E la Spirito dice: ma qual è il problema? Non abbiamo avuto tempo. Ma come non avete avuto tempo? Cioè, scusatemi, ma a prescindere, poi aggiunto, in ogni caso era difficile che qualcuno facesse un passo indietro. Questa è la verità. Nessuno, tutti in Italia viviamo di protagonismo, nessuno ha voluto fare un passo indietro. Questo denota che non sono in grado di fare il bene della nazione. Italia sovrana e popolare di Toscano sarebbe il partito con meno contraddizioni, quello che l'unico che avrebbe voluto l'unità, però la presunta appartenenza alla massoneria di Toscano, e questa, io do questa notizia in quanto è notizia pubblica, mi fa anche qui desistere da ogni possibilità di voto. Quindi, cari amici, io, per me questa è la mia analisi. Vi ripeto, sentitevi pure liberi, ognuno nel proprio cuore, di fare la scelta che meglio considerate, e vi saluto dandovi una notizia e leggendo di nuovo il messaggio di Medjugorje. La notizia è che questo sabato, proprio il 24, alle ore 15, farò una diretta da Medjugorje, cioè io qua, ma a Medjugorje, sul Pobrodo, con Michele Vasili, che questa volta non starà pochi minuti, ma sarà con noi per recitare la Coroncina della Divina Misericordia e il Rosario. Quindi sabato 24 settembre alle ore 15 ci collegheremo sul Pobrodo con Michele Vasili per recitare insieme queste due preghiere, che assolutamente, in particolare il 24 settembre, sarà non necessarie. Perché non sappiamo proprio quel giorno e il giorno dopo che cosa accadrà. Ora prendiamo di nuovo un messaggio a caso, vediamo cosa la Mamma Celeste ci vuole dire tramite il suo messaggio, e con questo messaggio vi saluto. Allora, messaggio del 9 settembre 1982. Oltre al venerdì, digiunate a pane ed acqua un altro giorno della settimana in onore dello Spirito Santo. Ecco, allora io penso che, visto che la Madonna ci ha detto che con il digiuno e la preghiera si possono fermare anche le guerre e si possono fermare anche gli eventi naturali, più che mai questo messaggio è arrivato al momento giusto. Visto che siamo veramente in grandissimo pericolo per una guerra che sta diventando, può assolutamente in qualsiasi momento, già da ora, diventare mondiale, la Madonna ci dice: oltre al venerdì, digiunate a pane e acqua un altro giorno, che è il mercoledì. Mercoledì e venerdì al pane e acqua per fermare le guerre e gli eventi naturali. Con questo, cari amici, aspettandovi sabato 24 settembre alle ore 15 per la preghiera in collegamento da Medjugorje, vi saluto e vi do un grande abbraccio. Ciao a tutti!